Passiamo quindi a vedere gli esperimenti realizzati con le doppie fenditure. Cominciamo dalla numero 6, dove la distanza tra i centri delle fenditure è un decimo di millimetro, mentre la larghezza di ciascuna fenditura è la metà, un ventesimo di millimetro. Quindi vediamo subito che c'è un rapporto 1 a 2. Perciò, come indicato qui, i minimi di Fraunhofer sono due volte più larghi dei massimi di Young. Cioè, ogni due massimi di interferenza c'è un minimo di diffrazione. E infatti qua nella figura lo vediamo, perché questi sono tutti massimi di Young, però uno ogni due è stato soppresso dal minimo di diffrazione di Fraunhofer. Quindi viene soppresso questo sopravvive, il successivo viene soppresso da questo minimo, e così via. Ogni due massimi, cioè ogni massimo c'è un minimo soppresso, massimo di Young e un massimo soppresso per il minimo di Fraunhofer. Massimo di Young e quest'altro massimo di Young è soppresso dal minimo di Fraunhofer. Ricordiamo che se le fenditure avessero una larghezza infinitesima, cioè trascurabile, strettissima, cioè di primo uguale a zero, noi non vedremmo questo profilo di Fraunhofer, ma avremmo tutti massimi di Young in fila. Nessuno sarebbe soppresso. Del resto la cosa si può interpretare anche così, che riducendo fino a zero la larghezza delle fenditure, questo profilo luminoso, questa figura di diffrazione di Fraunhofer, si allarga sempre di più fino a diventare infinitamente larga. Quindi anche il primo minimo di Fraunhofer a destra e a sinistra si troverebbe a distanza infinita, lasciando quindi sopravvivere tranquillamente tutti i massimi di Young. Passando poi ai calcoli numerici, utilizziamo, come abbiamo fatto prima, questa formula per i minimi luminosi di Fraunhofer, ma stavolta utilizziamo anche l'altra per i massimi luminosi di Young. Andiamo a sostituire D e D', 0,1 mm, 0,05 mm, la lunghezza d'onda del laser utilizzato 0,633 micron e la distanza tra il vetrino e lo schermo, che è sempre la stessa di prima, cioè 5,72 metri. Otteniamo così i valori attesi sia per i minimi di Fraunhofer che per i massimi di Young. I massimi di Young risultano previsti ogni 3,6 cm, uno dall'altro. Invece i minimi di Fraunhofer ogni 7,2 cm, cioè a distanze doppie. E effettivamente il profilo luminoso ottenuto conferma le posizioni che erano state calcolate teoricamente, sia per i massimi di Young, cioè le posizioni centrali di queste macchie luminose, sia per i minimi di Fraunhofer. Per esempio in questa posizione, che è all'incirca 64,5 cm, noi troviamo sia un minimo di Fraunhofer, è esattamente il secondo minimo, vediamo dal pattern, questo è il primo, questo è il secondo minimo, infatti n uguale 2, ma troviamo anche il quarto massimo di Young. Infatti a partire dal massimo centrale abbiamo il primo, il secondo, il terzo e il quarto massimo di Young, che corrisponde a questo numero qua, sempre 64,5 cm, n uguale 4. Quindi il quarto massimo di Young, per sua sfortuna, va a coincidere con il secondo minimo di Fraunhofer e infatti viene soppresso. Passiamo ora alla doppia fenditura numero 4. Larghezza tra i centri delle fenditure 0,3 mm, larghezza di ciascuna fenditura un terzo, 0,1 mm. Già ci aspettiamo quindi che ogni tre massimi di interferenza di Young ci sarà un minimo di diffrazione di Fraunhofer. E infatti vediamo che è così, questo è il massimo centrale sia di Fraunhofer che di Young, poi 1, 2, 3, terzo massimo di Young, c'è il primo minimo di Fraunhofer che lo distrugge. Altri tre massimi di Young, 1, 2, 3, e di nuovo un minimo di Fraunhofer a distruggerlo. Altri tre e un minimo di Fraunhofer. Quindi il profilo luminoso che vediamo è formato da due macchie luminose, due pallini luminosi e uno mancante. Due luminosi e uno mancante. E lo stesso simmetricamente dalla parte sinistra. Andiamo a sostituire questi valori D e D' nelle stesse formule di prima per calcolare i minimi di Fraunhofer e i massimi di Young e otteniamo queste due serie di numeri
che sono i valori teorici attesi e che vengono quasi perfettamente confermati dall'esperimento. Vediamo per esempio che in posizione 60,9 cm troviamo sia un massimo di Young che un minimo di Fraunhofer. Precisamente il minimo di Fraunhofer è il terzo minimo, il massimo di Young è il nono massimo. Possiamo infatti contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Questo è il nono massimo di Young che viene soppresso perché per sua sfortuna si viene a trovare proprio dove c'è il primo, secondo, terzo minimo di Fraunhofer. Infine vediamo la doppia fenditura numero 2, dove il rapporto tra D' e D è 2 a 3. Significa che ogni 3 massimi di interferenza di Young ci sono 2 minimi di diffrazione di Fraunhofer. Oppure possiamo dire che il profilo luminoso di Fraunhofer è 1,5 volte più largo del profilo luminoso di Young. Sostituendo i valori D e D' nelle solite formule di prima, troviamo tutti i massimi di Young e tutti i minimi di Fraunhofer. E come atteso dai calcoli teorici, effettivamente il profilo luminoso che cosa indica? Che a partire dal massimo comune centrale, al terzo massimo di interferenza, cioè questo, 1, 2, 3, troviamo il secondo minimo di diffrazione, che è questo qua, infatti, primo e secondo minimo. Poi, proseguendo, altri 3 massimi di Young, 1, 2, 3, corrispondono a 2 minimi successivi di Fraunhofer, cioè 1 e 2. Continuiamo ancora, 1, 2, 3, qui sono rappresentati i massimi di Young da queste lineette rosse. Quindi eravamo qua, 1, 2, 3, questo è il successivo massimo di Young dopo 3, e lì, a partire da dove stavamo prima, ci cade il secondo minimo di Fraunhofer, 1 e 2. Dunque, tutti questi massimi di Young sono sfortunati perché vanno a cadere dove ci sono i minimi di Fraunhofer. Il secondo minimo di Fraunhofer ammazza il terzo massimo di Young e lo vediamo infatti anche dai calcoli. Il secondo, in nero sono disegnati i minimi di Fraunhofer, quindi il secondo minimo di Fraunhofer, 53,6 cm, cade in corrispondenza del terzo massimo di Young, 53,6 cm. Allo stesso modo, il quarto minimo di Fraunhofer, 57,2 cm, questo è il quarto, infatti 1, 2, 3, 4, cade in corrispondenza del sesto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesto massimo di Young. Eccolo qua, sesto massimo di Young, 57,2 cm, come il quarto minimo di Fraunhofer, 57,2 cm. Altri massimi di Young sono più fortunati e si salvano, come per esempio questo, che cade praticamente, si trova in corrispondenza di uno dei massimi laterali di Fraunhofer. Ci sono anche alcuni minimi di Fraunhofer, quelli dispari, quindi il primo, il terzo, il quinto e così via, quindi questo, il terzo, il quinto, il settimo e così via, che non vanno a distruggere nessun massimo perché, di Young, perché in quella posizione non ci sono massimi di Young. Per esempio, il primo minimo di Fraunhofer, che è questo, va a cadere nello spazio vuoto tra due massimi di Young vicini, quindi non distrugge niente. E il terzo minimo di Fraunhofer pure va a cadere fra due massimi di Young che quindi si salvano. Lo stesso, il quinto minimo di Fraunhofer va a cadere fra due massimi di Young che quindi si salvano e così via. In conclusione, quindi, come vediamo, gli esperimenti confermano quasi alla perfezione le previsioni e i calcoli teorici.